videogiochi, console e molto altro. Tutto questo si trova in un solo posto, la Games Week di Milano. Sigla! Salve a tutti amici di Games Odyssey e benvenuti a questa prima puntata. Io sono Codex e oggi ci troviamo alla Games Week di Milano edizione 2014 per portarvi tutte le anteprime in arrivo per il 2015. Quindi parleremo di giochi, parleremo di console e parleremo di hardware. Andiamo a scoprire che cosa ha da offrire. Sony porta alla Games Week la sua nuovissima PlayStation 4. Qui potete trovare tutti i titoli in anteprima e venirli a provare. Abbiamo presentato qui a Games Week Bloodborne e The Order 1886 che arriveranno nei primi mesi del 2015. In particolare The Order 1886 arriverà a febbraio, sviluppato da Ready at Dawn, il primo titolo di Ready at Dawn per PlayStation 4 dopo i loro sviluppi su PlayStation Portable. Con Bloodborne andiamo sull'hardcore gamer, un titolo molto atteso dal nostro pubblico che arriverà anche questo nei primi mesi del 2015. Abbiamo annunciato a Gamescom di Colonia un aggiornamento del firmware che prevede l'arrivo della funzione SharePlay, per cui sarà possibile a un utente che non possiede un gioco giocare in multiplayer e supportare gli altri utenti attraverso il multiplayer online. Si tratta di un modo per condividere il prodotto, per provare il prodotto, per aiutare l'altro giocatore anche se non si possiede il titolo in oggetto. Sembra che i consumatori quest'anno siano ancora di più, grande entusiasmo, grandi contenuti, la Games Week sta crescendo e Milan Games Week quest'anno sembra piano piano mettersi all'altezza di altre fiere europee. Microsoft è presente con la sua console Xbox One, su cui potete provare i nuovi titoli in arrivo come la Master Chief Collection di Halo e magari trovare qualche informazione anche riguardo ad esempio al nuovo Kinect per PC. Ciao a tutti, progetti per il 2015 dell'Xbox One sono molto interessanti. E infatti vedrete già da giugno, come ogni mese, abbiamo un aggiornamento della dashboard che porta delle funzionalità nuove. E quindi ogni mese, sia lato sviluppatori sia lato utenti finali, abbiamo un aggiornamento della console per migliorare sempre di più l'esperienza utente, per venire incontro alle funzionalità che ci chiedono gli utenti. Minecraft arriverà il 28 novembre su piattaforma Xbox One. Per riguarda il Kinect per PC, per Windows, anzi, a gennaio avevamo aperto una beta, la versione 2 per Xbox One fondamentalmente. Abbiamo aperto una beta per gli sviluppatori, ad agosto ne avrete sentiti ancora parlare di più. Adesso ci sono degli aggiornamenti importanti, ma aspettiamo ancora qualche giorno per darvi tutte le informazioni necessarie. E per la prima volta sarà possibile giocare ad Halo 1, 2, 3 e 4 sulla stessa console, in alta definizione, in esclusiva su Xbox One. Uscirà l'11 novembre, troverete all'interno l'accesso esclusivo alla beta di Halo 5 che arriverà a dicembre, avrete 4.000 punti obiettivi, proprio come se fossero 4 giochi interi. Provatelo perché ne vale la pena. Ci ha sorpreso decisamente questa Games Week perché c'è veramente tanta gente. Così non abbiamo ancora i numeri, ma l'impressione è che ci siano più persone rispetto all'anno scorso, quando erano state lanciate due console. Ed è la prima volta nella storia dei videogiochi che in un anno vengono lanciate due console e quest'anno c'è più gente rispetto all'anno scorso. Questo ci fa molto piacere e speriamo che questo aiuti molto il mercato dei videogiochi. Anche Nintendo si presenta a questa Games Week portando la sua console Wii U e tutti i suoi grandi titoli in esclusiva, sia grandi produzioni come il brand di Mario, sia titoli più indipendenti. Allora, Nintendo è qui alla nuova edizione della Games Week per presentare tante nuove uscite per Wii U per il fine 2014, per il Natale e poi ovviamente anche per il 2015. Abbiamo appena lanciato Hyrule Warriors di Zelda, che è stato un gioco di grande successo per i gamer, e sta per arrivare, anzi sta arrivando proprio in questo weekend, il nuovo capitolo di Bayonetta 2, titolo ormai famoso sui gamer di Platinum Games, molto nuovo, per la prima volta in alta definizione, davvero un titolo molto importante per tutti gli appassionati di videogiochi. A brevissimo lanceremo anche Super Smash Bros. Per Wii U, che è qui probabile in anteprima a Games Week, allo stand Nintendo. È un gioco che raccoglie tutti i personaggi del mondo Nintendo e consente di prendere il proprio eroe preferito per potersi sfidare e darsene di santa ragione. Davvero molto divertente.
Per console portatile avremo il ritorno di Pokémon Rubino e Zaffiro, che non ha bisogno di presentazioni. Erano molti anni che gli appassionati stavano aspettando una nuova edizione di questo gioco e finalmente ce l'abbiamo qui. La possiamo provare in anteprima e a brevissimo, prima di Natale, sarà lanciata sul mercato. Oltre a questi, chiaramente avremo tutti i nostri brand più famosi, come Yoshi, come Kirby, come Splatoon, tutti qui allo stand Nintendo. Per tutti coloro che vorranno iscriversi al sito Nintendo, Nintendo of Europe, per lo sviluppo di giochi indipendenti, potranno avere un kit di development per poter sviluppare appunto sia per Wii U che per Nintendo 3DS. Qui a Games Week sono probabili alcuni giochi del Nintendo eShop che sono proprio di case indipendenti, e si può provare il valore ad esempio di Stealth Inc. 2 o di The Swapper, che sono solo alcuni esempi di quel tanta ricchezza attualmente presente sui shop. Con titoli come Assassin's Creed, Far Cry e molti altri, anche Ubisoft fa sentire la sua presenza alla Games Week, qui in prova al loro stand. Sicuramente una novità sostanziale riguarda proprio la scelta di Ubisoft a livello brand di proporre due episodi distinti, proprio per concentrare le risorse di sviluppo su piattaforme diverse, e quindi un episodio dedicato soltanto per le vecchie generazioni e un episodio dedicato soltanto alle nuove generazioni di console. Assassin's Creed Unity, con un nuovo motore grafico molto più performante per offrire una vera esperienza next gen, e i risultati si vedono parecchio. Per tutti gli episodi della saga abbiamo visto soltanto un punto di vista, il punto di vista degli assassini. Abbiamo pensato di ribaltare appunto questa prospettiva e fare interrogare il videogiocatore, l'appassionato, ma anche non soltanto gli appassionati della saga, sul credo in sé, e quindi fargli dubitare del credo. Quindi gli sviluppatori hanno preso tutto ciò che c'era di buono, no? In Far Cry 3, e l'hanno ottimizzato, l'hanno potenziato, ci hanno costruito sopra un mondo nuovo completamente inedito per la serie, hanno aggiunto nuove possibilità di gameplay, nuovi personaggi, nuova fauna, nuove modalità di gioco, una nuova modalità cooperativa, è un nuovo gioco completamente, insomma, ma appoggiando sulle fondamenta solide di tutti gli elementi che hanno decretato il successo di Far Cry 3. Warner Bros. Si propone a questa Games Week con il suo ultimo capolavoro, La Terra di Mezzo, L'Ombra di Mordor, che qui è possibile provare anche assieme al nuovo titolo della serie Lego, Batman 3. Questa è la grande novità che noi proponiamo al Games Week 2014. Da sempre Warner Bros. È molto attenta a quelli che sono i giochi per azione, ricorderemo sicuramente Batman Arkham City, premiato 2 anni fa come miglior gioco dell'anno. L'Ombra di Mordor vuole andare a ricalcare la giocabilità che ha conquistato tantissimi player, andandola poi a legare a quello che è un'atmosfera incredibile come Il Signore degli Anelli. Cosa è successo? Si è voluto creare e portare un gioco che sia molto intuitivo, quindi anche quelle che sono le mosse speciali sono molto intuitive e molto facili poi per il giocatore, sia quello ovviamente più esperto ma anche quello meno esperto, per poter subito giocare e divertirsi. Noi siamo lo stand appunto Warner Bros. Games Week ed è sempre pieno di ragazzi che subito si trovano e si appassionano al gioco, quindi insomma questo grande potere. Poi ovviamente la giocabilità è legata a quello che è il mondo appunto dei romanzi di Tolkien, con una grande novità, cioè un gioco che va a raccontare appunto Mordor, che è morto, la sua anima, che ritorna vivo per potersi vendicare. Quindi è una storia totalmente nuova che noi possiamo ubicare dal punto di vista temporaneo tra Il Signore degli Anelli e ovviamente anche l'Hobbit. Una storia completamente nuova, tutta da scoprire, quindi c'è anche un titolo che ha avuto un grande successo, che è appunto Lego Batman 3, cioè il fatto di legare i mattoncini più famosi del mondo, che ha legato credo 3 generazioni almeno, ai videogiochi e a un personaggio come Batman. Per questo terzo episodio il personaggio di Batman vola, non soltanto Gotham, ma vola nello spazio. Quindi insomma, se vogliamo un Batman in versione un po' più Star Wars, apprezzatissimo dai più giovani ovviamente, a cui poi il target è destinato, però abbiamo notato che tantissime persone, anche di un'età più adulta, comunque l'hanno molto apprezzato e piaciuto. Il principale publisher giapponese Bandai Namco si presenta qui alla Games Week presentando tutti i nuovi titoli, da Tales of Xillia 2 al nuovo Dragon Ball e con qualche anticipazione anche su The Witcher 3. Bandai Namco Games Italia ha portato molte novità alla Games Week di quest'anno. C'è Project Cars, uno dei più attesi titoli racing del prossimo anno, che uscirà il 20 marzo del 2015 per PS4, Xbox One e PC. Abbiamo ancora anche Rugby, che esce a novembre, sempre per tutte le piattaforme. E poi Lords of the Fallen, che uscirà settimana prossima per PS4, Xbox One e PC. E poi il nuovo Dragon Ball. Questa è un'anteprima molto attesa per gli italiani, per il mercato italiano.
che uscirà il 14 febbraio del 2015 per Xbox One e PS4 per la prima volta e porterà molte novità alla serie, come la possibilità di crearsi il proprio avatar e di farlo allenare dai personaggi più storici e più famosi della serie. Qui in fiera abbiamo anche Tales of Xillia 2, il seguito di Tales of Xillia, che è uscito quest'anno ad agosto, ma non segna assolutamente la conclusione della serie Tales of, che è una delle più amate per i giochi di ruolo giapponesi, e che vedrà in Tales of Zestiria, in uscita nel 2015 per PlayStation 3, un nuovo capitolo ancora più atteso da tutti i fan della serie. E poi, l'ultimo ma non meno importante, abbiamo The Witcher 3, il titolo uscirà a fine febbraio del 2015, è decisamente uno dei titoli più attesi e probabilmente sarà quello che sarà il gioco di ruolo e azione che ridefinirà il genere. E Geralt, il protagonista della serie, che sarà impegnato in combattimenti contro nemici ancora più forti e ancora più cattivi. Quando il gioco diventa realtà, ecco che arriva Parrot, che alla Games Week propone la sua nuovissima serie di mini droni. Allora, quest'anno abbiamo lanciato una nuova famiglia di mini droni, conseguentemente al lancio di AirDrone 2.0. Si chiamano Jumping Sumo e Rolling Spider. Abbiamo deciso di partecipare a questa fiera perché il target di riferimento, diciamo, è un target molto preciso, dal 13enne fino al 25enne, diciamo. Si tratta di due mini droni, appunto. Rolling Spider è una miniaturizzazione di AirDrone 2.0. Pesa solo 55 grammi e si pilota tranquillamente attraverso tablet e smartphone. Mentre Jumping Sumo è un robot da terra, il primo robot da terra, diciamo, si pilota sempre tramite applicazione da tablet e smartphone iOS e Android. E la sua caratteristica principale, come si evince dal nome, è quella di saltare. Appunto, Jumping Sumo effettua salti di 80 cm in alto e in lungo. E ultimo ma non meno importante, ha una fotocamera frontale che gli consente di registrare video e scattare fotografie. Ci sono delle applicazioni dedicate che consentono appunto di divertirsi con gli amici, effettuare percorsi in realtà aumentata, fare delle battaglie, effettuare soccorsi, tutto in realtà aumentata, molto divertente infatti. Ed eccoci finalmente in studio, perché sì, abbiamo anche uno studio, per la chiusura di questa prima puntata di The Games Odyssey. Grazie per averci seguito, vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni che vi servono sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/lateleVisioneWeb, sul nostro canale YouTube, sul sito web latv.it e sulla mia pagina personale facebook.com/GamesCodex. La puntata finisce qui, io vi do appuntamento alla prossima, sempre con la Games Week e tante altre novità. A presto!